La stazione ferroviaria di Arezzo da oggi è più sicura. Grazie alla cooperativa Taxi Aretina, ai ferrovieri aretini e a tutte le attività commerciali che insistono nella trafficata Piazza della Repubblica. C'è infatti un nuovo defibrillatore all'interno della stazione di Arezzo e ovviamente c'è anche chi lo sa usare. L'appello lanciato con tanto ardore dal dottor Massimo Mandò, direttore dell'emergenza urgenza della ASL Toscana del Sud, è stato nuovamente accolto. Sì, questa è un'iniziativa nata da noi perché comunque abbiamo visto che nella piazza non c'erano defibrillatori, più vicino era in piazza Risorgimento, dunque abbiamo detto qui con tutte le persone che ci girano dalla mattina alla sera, sono tanti aretini ma tanti turisti, abbiamo pensato di sentire i vari operatori commerciali della piazza che vivono la piazza dalla mattina alla sera e la notte noi. Dunque hanno partecipato, hanno aderito con soddisfazione i dipendenti delle ferrovie di Arezzo, e gli edicolanti, il personale del tabacchi, del bar e la parafarmacia. Dunque tutti insieme poi abbiamo fatto anche un corso presso la Misericordia. Sono stati gentilissimi, sono stati eccezionali, ci hanno insegnato come fare un primo soccorso, insomma. Dunque per noi oggi poter mettere il defibrillatore all'interno del casottino è stata una grossa soddisfazione. Speriamo di aver messo un po' in sicurezza sia gli aretini che gli stranieri che gravitano sulla stazione. Poi si spera sempre che non ce ne sia bisogno mai, che sia lì, però se c'è bisogno cercheremo di intervenire, insomma, per aiutare il prima possibile, in maniera più celere possibile. Poi comunque vada, ci faremo aiutare da 118, che sarà più rapido di noi, quello sicuramente, che sono eccezionali anche loro.